E così la pandemia ti ha fatto conoscere una parola nuova, smart working. E tu sei felice, perché della conoscenza effettivamente non si butta via niente. Lavori, felice dei tuoi turni sempre nello stesso cazzo di appartamento di 70 metri quadrati, magari rimanendo disponibile anche fuori dall'orario di ufficio. Tanto, hey, il lavoro è a due pantofole da te. Come dici? Non ti pagano gli straordinari? Ma è ovvio! Benvenuto nel magico mondo dello smart working, dove la produttività cresce felice ed indisturbata. Inutili riunioni via Zoom, tra l'altro infinite, dove solo i saluti durano mezz'ora. L'unica mancanza dal lavoro in sede è la tecnica del finto stacanovista. Digitare la tastiera il più forte possibile in modo che tutti nel tuo open space possano sentire quanto stai lavorando sodo. Le bollette sono più salate di prima? Ma no, quella è la produttività dell'azienda che si impenna. Ok, basta cazzate. Questo non è ovviamente fare smart working. Spostare il tuo luogo di lavoro dal tuo ufficio alla tua casa non ti renderà di certo il lavoratore del futuro. In questo breve sketch ho elencato solo alcuni limiti del remote working o del telelavoro, che in Italia ormai viene chiamato smart working impropriamente. L'abbiamo visto anche in un altro video cosa significa veramente lavorare in smart working. Ma attenzione, c'è un'altra novità in Italia. Lo smart working d'ora in poi tra un po' diventerà il self working. Ma quanto è veramente probabile lo scenario del self working? Beh, non acceleriamo i tempi e andiamo per ordine. Fin dalla notte dei tempi, le aziende hanno sempre avuto una loro localizzazione ben precisa per favorire la loro attività economica. Le aziende petrolifere le trovi in Texas, quelle del vino Barolo in Piemonte. Le aziende di logistica invece le trovi vicino alle principali strade di trasporto per una questione di risparmio di costi. Non vi sto svelando nulla di nuovo. E le imprese tecnologiche o dei servizi digitali? In fondo loro non hanno un asset strategico da dover seguire geograficamente, visto che principalmente il loro lavoro si svolge su internet. Quindi effettivamente i loro impiegati stanno lì sul loro computer a fare robe, però in realtà potrebbero farlo sia da Palo Alto che da Milano, ma anche da Catania, vero? Forse è proprio da questo ragionamento che nasce l'idea del South Working, cioè la possibilità di lavorare per le aziende del nord, ma dal sud. Specifichiamo innanzitutto che quando parliamo di South Working, in realtà stiamo parlando del telelavoro, quindi il giochino di parole South Smart in realtà non funziona. Questo perché, e l'abbiamo visto anche in un vecchio video, la componente del lavorare anche in ufficio viene a perdere di valore, che è una delle principali componenti dello smart working. Lo scenario del self working è stato favorito ovviamente dalla pandemia da coronavirus e dal conseguente lockdown. E questo self working ha creato uno scenario del tutto nuovo e sconosciuto fino ad adesso per quanto riguarda la geografia del lavoro italiano, ma anche mondiale. Non stavo registrando, era perfetto e non stavo registrando. Il ragionamento è il seguente: le imprese durante il lockdown hanno dovuto lavorare tramite il remote working e hanno scoperto che funziona. Infatti, varie statistiche hanno confermato che la produttività dei lavoratori non solo è rimasta costante, ma in alcuni casi è anche aumentata. E quindi c'è l'idea che le imprese potrebbero concedere ai lavoratori questa nuova modalità nonostante la fine della pandemia. Non solo sono spinti dalla produttività, ma anche dalla possibilità di risparmiare dei costi per quanto riguarda gli affitti degli uffici e tutti i servizi connessi al lavoratore che arriva in ufficio. Dall'altro lato, i lavoratori potrebbero accettare di buon grado questa nuova modalità di lavoro, perché potrebbero sfruttare questa occasione per spostarsi dalle zone più costose della città, ad esempio dal centro di Milano, alla periferia di Milano, dove il costo della vita è inferiore e quindi avrebbero un guadagno effettivo in termini reali. Addirittura spostarsi a Palermo, dove hanno magari i propri familiari, e da qui deriva il nome appunto del self working. Quindi tutti contenti in questo paradiso del self working. Le imprese risparmiano dei costi e mantengono la produttività elevata e i dipendenti hanno una libertà in più. In realtà c'è qualcuno a cui non piace questo self working, e cioè i sindaci delle metropoli come Milano, dove hanno paura che il mercato immobiliare, soprattutto degli uffici, crolli e in conseguenza tutta l'economia derivante dal lavoro in ufficio possa avere delle ripercussioni, come ad esempio bar e tutto il resto. Ora, è possibile questo scenario del self working, questo stravolgimento totale dell'economia del lavoro e della geografia del lavoro? Scopriamolo. Prima di immaginare mondi futuri, è bene capire cosa è successo fino ad adesso, fino a prima della pandemia, e quindi poi capire quanto sia probabile questo stravolgimento, questo switch della geografia del lavoro. E
E attenzione, stiamo parlando di probabilità, quindi è probabile o meno che questo switch avvenga. Purtroppo l'economia ancora non ha la sfera di cristallo. E quindi cosa è successo fino ad adesso? Beh, ce lo spiega benissimo questo libro, La nuova geografia del lavoro, che molte volte ho consigliato tra i miei video e le mie live. E per capire cosa è successo devo ammettervi una cosa, e cioè che prima ho detto una cazzata. E le imprese tecnologiche o dei servizi digitali? In fondo loro non hanno un asset strategico da dover seguire geograficamente, visto che principalmente il loro lavoro si svolge su internet. Beh, signori, questa affermazione è falsa. Le aziende hanno un asset strategico che devono rincorrere, e cioè la conoscenza. E la conoscenza è nelle persone con alti gradi di istruzione, che ovviamente hanno un loro luogo geografico. Tra questi due soggetti si crea un circolo virtuoso. Le aziende cercano persone in gamba e le persone in gamba cercano le aziende più innovative. I pescatori vanno dove ci sono i pesci e i pesci vanno dove c'è mangime. Come avviene questo incontro tra aziende e lavoratori qualificati da 20 anni a questa parte? Beh, dovete sapere che questo circolo virtuoso ha creato un paradosso grande quanto un buco nero che Adrian Fartade, spostati! Praticamente, nonostante la globalizzazione e tutte le tecnologie di comunicazione a distanza, le aziende tecnologiche si sono concentrate in pochi punti geografici ben precisi. Palo Alto, Seattle, New York, Londra, eccetera, eccetera. Questo fenomeno di concentrazione di aziende e lavoratori va a creare dei cluster tecnologici, cioè dei luoghi geografici dove si concentrano le aziende e le persone più innovative del mondo. La letteratura ne ha pacchi su questo fenomeno e deriva dal fatto che se le aziende e le persone si concentrano in determinati luoghi, vanno a creare un mercato del lavoro molto più dinamico, dove le aziende possono cercare in maniera più facile le competenze necessarie per i propri compiti e i lavoratori possono cercare le aziende molto più facilmente per trovare un posto di lavoro. E inoltre anche la produttività aumenta se accanto abbiamo persone e aziende che si occupano della stessa materia che mi occupo io e che comunque hanno un grado di formazione estremamente elevato. Quindi si crea sostanzialmente all'interno di quella zona geografica un'area diversa che incentiva l'innovazione. E quindi staccare i lavoratori dal luogo geografico dove si crea innovazione potrebbe creare dei danni enormi. Cosa che vuole fare proprio il soft working, e questo è un aspetto abbastanza interessante da valutare. Questo fenomeno avviene nonostante il telelavoro esista da 50 anni, e qui arriva il primo dubbio contro il soft working. Perché questo trend così forte dagli 20 anni a questa parte deve interrompersi proprio adesso? Beh, voi mi potreste dire: c'è stata la pandemia, tutte le aziende hanno lavorato in remote working, quindi da quel punto in poi la tecnologia è stata sdoganata e quindi potrà essere utilizzata da tutti. Beh, signori, il remote working è stato più fumo che arrosto. Se infatti prima della pandemia solo l'1,2% del personale, esclusi i lavoratori che non possono ovviamente lavorare da remoto, era incluso in questa pratica del telelavoro, durante la pandemia è arrivato all'8,8%, ma dopo i lockdown questa quota di lavoratori è diminuita al 5,3%, quindi stiamo parlando di percentuali veramente esigue. E le imprese che hanno soffrito di più di questa pratica del telelavoro sono le medie e grandi imprese. Guarda caso, proprio le imprese che sono più scarse da trovare all'interno del contesto italiano. Quindi stiamo veramente parlando di qualcosa di veramente marginale. Beh, allora la produttività? La produttività abbiamo detto che è aumentata grazie al remote working e quindi le aziende saranno ovviamente favorevoli a promuovere questa modalità di lavoro nei confronti dei loro dipendenti. Anche qui c'è un errore di fondo, perché il calcolo della produttività durante il lockdown è avvenuto in questo modo. Signor lavoratore, la tua produttività è aumentata o è diminuita grazie al remote working? Ah sì sì, la mia produttività è altissima. La produttività è stata calcolata chiedendo ai lavoratori se la loro produttività era aumentata o diminuita. Insomma, ancora i dati sono molto deboli. Inoltre, alcuni economisti hanno sottolineato che questa cosa della produttività che rimane costante o addirittura aumenta grazie al remote working possa derivare in realtà da progetti che sono stati ideati prima del lockdown e quindi senza remote working. E in realtà pensano che tutta la fase di ideazione e creazione di nuovi progetti da parte delle imprese possa avere degli effetti negativi se sviluppata con la modalità del remote working.
Quindi in realtà il self working nel lungo periodo potrebbe abbassare la produttività, ma questo ovviamente è ancora in fase di studio da parte degli economisti. C'è stata un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso riguardo questo discorso del self working, e cioè il costo della vita. Secondo quelli che sostengono il self working, il dipendente potrà spostarsi dalla zona in cui lavorava di solito in zone in cui il costo della vita potrebbe essere inferiore, però mantenendo lo stesso salario. E questo è un ragionamento economico sbagliatissimo, perché la produttività si calcola sul salario reale e quindi ponderando anche il costo della vita. E se cambia il costo della vita, a quel punto dovrebbe cambiare anche il salario. Come ha anche ammesso l'amministratore delegato di Facebook, ha ammesso che nel caso in cui un dipendente di Facebook dovesse spostarsi, ad esempio, da Palo Alto in Texas, allora il salario si adeguerà ai costi della vita del Texas, altrimenti si rischierebbe che un dipendente normalissimo di Facebook che si sposta in Texas potrebbe fare la stessa vita, gli stessi agi, avere gli stessi agi del dirigente di Facebook che lavora in California, che ha un costo della vita pazzesco. Quindi in teoria questo costo della vita, questo ragionamento è se il mio costo della vita si abbassa quindi potrò guadagnare di più, a livello economico non ha alcun senso, anche se in Italia difficilmente si applicherà, perché ci sono i contratti nazionali che vincolano praticamente lo stipendio, che è uno dei problemi in realtà del mercato del lavoro. Ma non ci addentriamo riguardo questo aspetto qui. Però tendenzialmente a livello economico questo ragionamento del spostarsi e quindi sfruttare questo vantaggio per poter guadagnare di più e semplicemente sfruttare l'azienda non ha alcun senso a livello economico. Hey, sono Giorgio Montatore. Qui potrebbe rientrare a bomba il tema delle gabbie salariali, ma ovviamente non l'ho inserito, altrimenti ci dilungheremmo troppo. Però ce ne occuperemo quando farò i video sulla storia economica italiana e dell'abolizione delle gabbie salariali. Quindi se siete interessati iscrivetevi al canale e a breve usciranno nuovi video che riguarderanno anche questi argomenti. Dai, yeah. E infine mettiamoci in mezzo anche la questione meridionale e tutta la retorica, l'usule, l'umare e l'uiento. Molti hanno detto, ma io vivrei meglio al sud che al nord, io perché ho famiglia eccetera eccetera, perché la qualità della vita è superiore a Palermo rispetto a Milano. Signori, anche questo è un ragionamento sbagliato e lo dicono le statistiche. Ogni anno il Sole 24 Ore fa delle statistiche per definire la regione o la provincia con la qualità della vita migliore d'Italia e prende in esame non solo la possibilità di lavoro, ma anche le condizioni di vita, la criminalità, eccetera, eccetera, tutto un sacco di fattori. E se voi andate a consultare queste fantastiche statistiche, troverete che al nord si vive meglio che al sud. Fine! That's it! Troverete sempre ai primi posti Bolzano, Trento, eccetera, eccetera, e agli ultimi posti Catanzaro, Palermo e tante altre province del sud. E questo. Allora, un conto è se diciamo io voglio vivere con i miei o vicino ai miei e quindi voglio scendermene giù, un altro conto è dire la qualità della vita al sud è migliore, che non è vero. Semplicemente questo. Per concludere, cosa abbiamo fatto in questo video? Abbiamo preso uno scenario, e cioè il self working, e l'abbiamo analizzato e ci siamo chiesti: questo scenario è plausibile che avvenga in futuro con tutte le conseguenze per le metropoli, eccetera, eccetera? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima chiederci cosa è successo prima e cercare di vedere se ci possa essere qualche tipo di collegamento tra lo scenario attuale e lo scenario futuro e quindi giustificare questo switch. Come io ho cercato di spiegare, al momento questo switch non è giustificabile in alcun modo. Non c'è nessun elemento che ci può far presumere che questo self working possa essere fattibile a livello nazionale e in una quantità sostanziale. Quindi per me no, il self working non è uno scenario che potrebbe avvenire da qui ai prossimi 20 anni. E quindi, what's up economy? Questa pandemia non ha fatto cambiare assolutamente nulla riguardo alla geografia del lavoro e l'economia urbana? Beh, in realtà credo di no. Qualcosa cambierà in futuro, ma non sarà mai nulla di così sostanziale come tutte le cose che lo scenario del self working ha ipotizzato. Magari molte aziende, soprattutto quelle grandi e quelle tecnologiche o dei servizi digitali, concederanno ai lavoratori 1 o 2 giorni a settimana la possibilità di lavorare al di fuori dell'ufficio, magari non per forza in casa, ma ovunque il dipendente vorrà. E magari gli spazi degli uffici cambieranno, come già abbiamo visto all'interno del video in cui analizzavo lo smart working, e magari l'italiano medio inizierà a imparare cosa significa veramente fare smart working e non confonderlo con il remote working.
cosa che sarà fondamentale in futuro per non perdere un ulteriore treno riguardo alla digitalizzazione dell'economia e fare del vero smart working e non del remote working. Quindi non credo che Milano scomparirà da un giorno all'altro, non credo che le attività economiche collegate agli uffici scompariranno anche qui, ma si proseguirà il trend di concentrazione dei cluster tecnologici, cosa che ha enormi influenze non solo a livello economico ma anche politico, ma con alcuni diciamo smussi, no? Con alcuni angoli smussati, e quindi con la possibilità di rendere il lavoro un po' più flessibile, ma niente di catastrofico. Questa è la mia opinione, fondamentalmente io ho creato il mio scenario che è, diciamo, è contrapposto a quello del self working, e vi ho giustificato come il self working non sia effettivamente al momento plausibile. Non lo so, se voi volete aggiungervi nei commenti a questa mia pratica e quindi creare il vostro scenario, o che comunque è importante e fondamentale quando si crea uno scenario comunque giustificare perché avverrà questo scenario, altrimenti viviamo tutti nei mondi fantastici, e quindi se vorrete scrivere nei commenti il vostro scenario, è importante e fondamentale giustificare perché qualcosa accadrà e collegarlo con quello che sta accadendo adesso, e sono curioso della vostra opinione. Per il resto ci vediamo al prossimo video, se non ti occupi di economia, l'economia si occuperà di te, e ringrazio per ultimo gli abbonati che rendono questo show possibile. Alla prossima!